un onesto lavoratore del centrocampo. Oggi con la pancetta e quei baffetti da ragioniere a colorare la sua espressione ha smarrito l'aria del calciatore e Riccardo Virgilio, protagonista col Messina della promozione della quarta serie. Nella stagione 82-83 con Sapone presidente e Ballarò allenatore contribuì al salto in C1. Fu acquistato dalla Frattese e quell'anno totalizzò 31 presenze e 2 reti, entrambe su rigore contro Marsale ed Ercolanese. Messina promosso con 46 punti, in C1 anche l'Acragas, seconda classificata. Nella stagione successiva venne un nuovo allenatore. Il rapporto con Spelta e l'adattamento in C1 furono difficili, a tal punto da far registrare appena 3 presenze. Virgilio lasciò il Messina in punta di piedi. Toccata e fuga per un giocatore che forse avrebbe meritato una permanenza più lunga, ma in ogni caso ha lasciato il segno indelebile di una promozione. Sono passati quasi 20 anni, è difficile riconoscerla. C'è qualche anno in più e qualche chilo in più adesso. Quello è stato un campionato difficile da dimenticare, anche per i tifosi messinesi. Ma io penso che un giocatore quando arriva a Messina e vince un campionato è sempre indimenticabile, per il calore della gente, per il modo in cui poi si è vinto quell'anno. Con ricordi legati a quella stagione? Ma sì, ne ricordo parecchie, ricordo soprattutto l'espulsione col Potenza, che mi ricordavano altri colleghi, e soprattutto i rigori, tanti rigori di quella stagione. Sì, è stata una bella annata, è stato bello tutto, insomma. La chiave di quel campionato fu proprio con il Potenza, quando Rigamonto riuscì a parare quel calcio di rigore e poi andaste in vantaggio. Ma no, la chiave no, la chiave era nel gruppo, che era una grossissima squadra, è stata preparata proprio per vincere il campionato, e il bello è che è stata un'annata continua, cioè un campionato continuo senza mai perdere punti, senza mai perdere occasioni che si presentavano al momento, insomma. Ma di queste Riccardo Virgilio chi ricorda con più passione magari? No, vabbè, si ricorda Schillaci perché era piccolino, quindi l'aiutavamo moltissimo noi, l'abbiamo aiutato molto noi, soprattutto quelli più grandi, a crescere e poi avere la soddisfazione di vederlo in nazionale, insomma. I fratelli Mondello, Genovasi, Della Volpe. Sì, no, poi con Pierini, con Franco Mondello, io ho giocato anche gli anni dopo a Cavatei Tirreni, con la Prete l'anno dopo a Torre del Greco, insomma sempre giocatori che ci siamo rincontrati con gli anni, è sempre bello. Adesso Riccardo Virgilio cosa fa? Niente, adesso ho un lavoro, seguo i miei ragazzi che giocano anche loro a calcio, e questa è la vita qua. E di Messina che ricordo conserva? Bellissimo, non vedo l'ora di riandarci perché mi piacerebbe rivederla, e insomma è uno dei posti che mi è rimasto nel cuore, insomma.